Vai. Allora, qui con il mister Piero Acquaviva, il Trigiano ha sicuramente delle individualità per obiettivi differenti dalle nostre. Questo è indubbio, sono lì sopra, hanno lottato sicuramente per approfittare del passo falso del Mesagne, quindi al di là del merito, sappiamo che è una squadra costruita per fare bene, e noi dobbiamo imparare a lottare, perché sappiamo che ogni giorno, ogni palla, ogni set va giocato dall'inizio alla fine, perché è questo che finora ci ha fatto fare dei buoni risultati. Quindi una sconfitta contro un organico che ha giocato bene, hanno murato, hanno difeso, hanno soprattutto attaccato, perché la differenza l'ha fatta l'attacco. Noi in attacco abbiamo fatto una percentuale molto bassa, fuori dal nostro standard, quindi sia per la bontà delle battute, però è lì che si è giocato il grosso dei punti. Quindi merito al Trigiano, che ha fatto una buona partita, e noi dobbiamo ovviamente lavorare, perché ripeto, quella è la nostra caratteristica: o giochiamo alla morte palla su palla, a cominciare dalla battuta, a cominciare dalla voglia di andare a prendere la palla in difesa, e il polso, quando batte le pulsazioni di una squadra, le si misurano con quel fondamentale. Rinunciare in difesa è qualcosa che carica l'avversario, un avversario con qualità in attacco, quindi non ha bisogno che venga mostrato il fianco, bisogna lottare palla su palla. Poi è ovvio che lottando con avversari meno tecnici la partita la puoi vincere, con avversari tosti la devi comunque giocare in qualsiasi situazione, puoi giocare bene, male, però avere sempre quell'atteggiamento di voler prendere cara la pelle, e la difesa è quel fondamentale nel quale io credo molto, quindi sicuramente lavoreremo su quello. E la ricezione è fondamentale per costruire il gioco della pallavolo, tant'è che quando abbiamo lavorato con la palla vicino a rete, qualche qualità in attacco l'abbiamo fatta vedere. Il problema è che queste partite con avversari toste le si giocano sulle rigiocate, sul contrattacco, e bisogna lì non sprecare e avere quell'attenzione tattica. Abbiamo sempre un muro sul quale giocare, sicuramente non è quello del centrale, è quello del laterale in questo caso, però ripeto, dobbiamo lavorare e quindi continuare a fare quello che abbiamo fatto finora. Sì, sicuramente da parte mia posso esaltare ovviamente la prestazione di Minervini, che oggi mi è sembrato impeccabile. Va bene, però archiviamo questa partita, mister. Simona, non è che ci abbiamo lavorato insieme, lei è un libero di una di qualche categoria, fino a qualche anno fa giocava in A1, poi ha deciso di rimanere in Puglia, io la conosco da quando era ragazzina, quindi sapevamo che lì la palla avremmo avuto difficoltà nel farla cadere, quindi però poi una volta difese noi dobbiamo essere attenti a essere pronti a riattaccare. Parecchie volte eravamo in movimento sul posto 4, quindi la palla scappava, quindi trovare quella tranquillità e quel tempo, perché alla fine tutti gli allenamenti sono alla ricerca di trovare un tempo sullo spostamento di ricezione, tempo sulle alzate, tempo a muro, tempo in difesa, quindi è quello che fa la differenza, fa venire fuori poi le qualità di ognuna delle nostre. Oh, ti faccio un'ultima domanda, mister. Abbiamo chiuso questo girone d'andata, non l'hai iniziato tu, ma ne hai preso in mano quasi subito la squadra. Adesso chiudiamo questo girone d'andata, quindi possiamo dare delle considerazioni di questa prima parte di campionato e ovviamente cosa ci aspetta per tutti i gironi di ritorno, in vista che alcuni scontri diretti magari li avremo in casa. Sì, vabbè, è ovvio che giocare in casa e giochi senza andare via, perdere energia nella trasferta, però voglio dire, in casa o fuori, quello che interessa è giocare sempre con il coltello tra i denti dall'inizio alla fine, che si stia vincendo o perdendo, quello è proprio lo spirito dello sport, perché uscire dal campo consapevole del fatto di aver dato tutto e
una, ecco, è lo stesso una vittoria se l'avversario fa meglio di te, però quando manca questo è più brutto pensare su a come è andata la partita. Però ripeto, capita di non affrontare al meglio alcuni incontri. Peccato che sia capitato oggi in un derby dove, ripeto, merito al Trigiano che ha fatto un'ottima partita, ma dal punto di vista della voglia di andare su tutti i palloni, aggredire con la battuta, quindi tenere la ricezione lontana da rete, e quindi sulle palle di rialte hanno avuto più pazienza nel essere ordinati in difesa e quindi contrattaccare al meglio. Quindi questo deve essere lo spunto per continuare il nostro lavoro, sicuramente a partire dalla tecnica, perché quando si sbaglia alla fine c'è sempre un motivo tecnico, e là è compito mio capire su quali fondamentali intervenire. Ora quindi qualche punto in più al ritorno rispetto all'andata ce lo possiamo aspettare? Ma questo dipende solo da noi, e come ho detto dall'inizio è un campionato molto equilibrato, nel giro di ritorno ogni squadra trova un proprio equilibrio, quindi diventerà sempre più duro. Più dura andare avanti e cercare di fare i punti per la salvezza, proprio perché non è che in palestra lavoriamo solo noi, tutti lavorano, quindi sarà importante avere la giusta attenzione di qua all'inizio. Ora abbiamo una settimana di stop e ne approfitteremo per recuperare al meglio le ragazze e poi iniziare a pensare al partita per partita, set per set, perché alla fine in questo sport è importante giocare palla su palla. Ok, grazie mister. Grazie.